Partiamo facendo l'impasto per lo sformatino. Puliamo delle carote e tagliamo delle tagliatelle di carota. A fondo di olio extravergine di oliva, bassa temperatura. Saltiamo le erbette, in questo caso abbiamo fatto degli spinaci, però questa qui è una base che va bene per qualsiasi tipo di erba. Quando abbiamo fatto queste tagliatelle, le andiamo a immergere in acqua salata per qualche minuto, serve per togliere la croccantezza. La signora sta facendo un roux che serve per fare con la base panna la crema di gorgonzola. Prepariamo gli stampini, lo foderiamo in questo modo. La parte più lunga la teniamo su, una volta che ci mettiamo in ripieno, poi la parte lunga la appoggiamo. Adesso riempiamo i nostri stampini, che vanno riempiti fino a circa mezzo centimetro dal bordo, perché dopo cresceranno. Bene, abbiamo messo in forno? Perfetto.